Magnifico, sino a qualche mese fa diceva che non si sarebbe candidato a dicembre. Dico, cos'è cambiato da allora? Beh, non ho detto che non mi sarei candidato, ho detto che non aveva avuto alcuna proposta di candidatura e quindi continuavo a fare il rettore. Avrei considerato una proposta di candidatura nel momento in cui ci sarebbe stata. Qualche mese fa ancora non c'era. Diciamo, si candida perché? Perché credo di poter dare un contributo importante a questa, al nostro territorio che purtroppo è stato scartato alla politica regionale e nazionale negli ultimi anni. Sono abituato a dare risposte, le abbiamo date qui all'università, sono sicuro che qualora dovessi essere eletto possiamo darle sulla base della competenza e della credibilità che mettiamo sul piatto anche a livello nazionale in Parlamento. Darà un contributo anche alle amministrative, insomma, che incombono, tra l'altro, sono abbastanza vicine? Beh, sono abituato a fare le cose una alla volta. Come vedete, oggi mi ufficializzo le mie dimissioni perché faccio una cosa alla volta. Adesso mi concentro all'appuntamento del 4 marzo. Dopo il 4 marzo parleremo delle amministrative.